Buonasera. Partiamo da una, ciao, buonasera, partiamo da, dall'aspetto positivo, perché dopo oltre 200 minuti senza gol, la squadra ha abituato la strada del gol e si è seguito comunque a portare a casa un risultato positivo, anche se ci chiediamo tutti adesso, dopo questa prestazione, che cosa è accaduto nell'ultima mezz'ora, perché questa involuzione, cioè eravate brillanti e piacevole la squadra, poi meglio soltanto per Cesena. Ma secondo me non è stata l'ultima mezz'ora, più che altro è stato forse gli ultimi 10 minuti. Loro, conoscendo le squadre di Drago, ci ho giocato contro molte volte, sono una squadra che hanno tanto palleggio. Oggi non hanno fatto di palleggio praticamente nulla, buttavano sti palloni su sto lungagnone, hanno creato delle difficoltà solamente così o su qualche calcio di punizione di Ciano. Noi abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, fatta di ripartenze, sapevamo che loro sono un'ottima squadra. Una squadra che esce Ragusa e metti Ciano, esce Renzetti e metti Mazzotta, forse in Serie B non ce ne sono tante. E io la vedo dal punto di vista positivo. Abbiamo preso un gol su un fallo netto, Pinzani può dire quello che vuoi, per me è fallo netto. E poi basta, ce la siamo giocata, abbiamo preso un palo, ce l'abbiamo giocata a viso aperto, secondo me... Avete avuto paura di perdere a un certo punto in questo finale? Ah, paura di perderla? No, perché loro alla fine su un calcio di punizione di Ciano hanno avuto un'occasione con Lucchini, per il resto hanno buttato sempre questi palloni, poteva succedere di tutto, ma alla fine non è successo granché. Che ha detto che secondo lui ci poteva stare, io gli ho detto in aria cosa ci può stare, in aria o fischi o non fischi, abbiamo preso gol, non è che ci può stare, gamba tesa in aria fallo, secondo me è gamba tesa. Se era a metà campo era giustificabile una cosa del genere, ma in aria fallo, non ci può stare. O non ci può stare, abbiamo preso gol. Tutto lì.